onorati di piacerti. Mario, tu sei un po' un patrimonio dell'UNESCO, sia musicale, anche della musica e del testosterone in qualche modo. Sei un po' il popolo della famiglia, nel senso che più che una famiglia tu hai proprio un popolo. Allora, vogliamo ricordare anche che cosa ha ispirato in realtà questa canzone. Quanti figli hai, Mario? Dalle ultime notizie sono 9. Cosa vuol dire dalle ultime notizie? Chi le ha date? Ho chiesto a casa, ho fatto la telefonata prima di sedere. Erano ancora 9? Erano ancora 9, però insomma entro marzo potrebbero diventare 10, mi dicono. Ma cosa stai dicendo, Mario? Non sappiamo il giorno esatto, però insomma entro marzo. Cioè, Mario, stai aspettando il decimo figlio? Ma quando l'hai fatto? Allora, se nasce a marzo, quanto fa meno 9? Meno 9. Quindi era prima della tournée? Credo di sì. Questo speriamo, mi tranquillizza molto questo. Perché in realtà io non mi innamoro più, era un auspicio in qualche modo, perché tu hai detto che noi speravamo ti fossi fermato, invece sei proprio, ma sei molto determinato. Mi sono innamorato 10 anni fa e mi sono sposato, fra parentesi, da pochissimo. Ci siamo sposati con Romina da pochissimo. Il giorno 16 di settembre ci siamo sposati, dopo 10 anni di lunga e... convivenza. Comunque con questa voce puoi dire quello che vuoi, hai ragione, guarda. Poi metti delle sottovibrazioni. Ti hanno mai seguito? Sì, mi hanno le seguito. Papere, cioè nel senso, secondo me. Che bella. Ho immaginato la scena, devo dire, deve essere una roba bella. Spero che succeda prima o poi, che mi seguano delle papere. No, guarda, in realtà ti ha seguito l'amore a te, perché guarda, adesso vediamo le immagini del tuo nuovo video, My Favorite Things, dove appaiono tutti e 9 i tuoi figli, qua nel lettone, tutti quanti insieme. E ascoltiamo anche la canzone. Come li hai messi insieme? Hai dovuto convincerli? No, non volevo farlo, a dirti la verità, perché vabbè, non ho mai postato in vita mia una foto dei miei figli in nessun tipo di piattaforma, diciamo, internet, non so come sono antico, web. E cosa ti ha convinto? Ma ne ho parlato con i miei figli, ne ho parlato con loro, ho detto oh, voglio fare una cosa così, certo sarebbe bello farlo con tutti voi, però preferirei chiamare, voglio dire, controfigure, però dei ballerini, no? Per fare delle coreografie. E invece loro mi hanno detto, ma no papà, facciamolo, è bello, è una bella cosa, così ci rimane anche come documento storico di una giornata vissuta insieme, anche perché queste cose a casa insomma, sono pure accadute, ecco, accadono. Che effetto ti fa rivederli tutti insieme? Gioia e dolore. Mi fanno anche incazzare spesso, no, si, ci può dire si questo, può dire, sì, la verità si può dire sempre. Per quale ragione? Perché hanno età anche diverse, quindi ti faranno inquietare per ragioni differenti. Sì, assolutamente. No, beh, insomma, dai, ora sono entrato in un terreno minato, non vorrei che poi dopo mi arrivano le telefonate e non parlano più con me per una settimana. No, non vorrei mai. Tanto mai, se non ti parla uno, ti parla l'altro. Sì, quindi solo non resti, la scelta, non ti preoccupare. No, quello no. Ma come conciliare la vita girogava del performer, tra l'altro appunto con una tournée internazionale come quella da cui vieni, con una famiglia, con le famiglie? Poi questa è una famiglia, non sono tante famiglie, è una, la tua, la vostra. Mi permette di pagare i conti. Insomma, le scuole, i libri, le macchine, i motorini. Perché iniziano ad avere le macchine? Insomma, sì. Sì, il più grande ha 26 anni. La più grande ha 26 anni? Grande ha 26 anni, la sorella ne ha 25, l'altra sorella ne ha 23, 22. Ma ti ricordi senza esitazioni 15. Tutti i nomi dei tuoi figli? Forza. Dai, però senza esitazioni, vai. Marzia, Zoe, Marica, Chiara, Ray, Luis, Mia, Maria Etne, Milo. L'ho detti tutti? No, è Marzio. L'ho detto primo. No, hai detto Zoe. Ma no, Marzio primo l'ho detto. Mia? Mia è la settima. Quanti ne ha detti? Tutti. Vediamo il VAR, scusa, chiedo il VAR. Secondo me uno l'ha detto. No, secondo me uno l'ha detto. No, non può. Non credo. No, però sono bellissime, quel video è bellissimo anche perché restituisce un'immagine di amore condiviso tra fratelli, perché poi chi è figlio unico... Come non potrei dire il contrario? Sono innamorato, sono frutti, tutti frutti dell'amore, veramente,
di una grande voglia di vederli, di viverli, di averli sulla terra, li ho desiderati uno dopo l'altro. È una gestione che è rigida, levati. Comunque. E comunque, allora, mi arriva notizia, Mario, il VAR conferma che l'avevi detti tutti. Quindi tu anche Luis, che io pensavo avessi... Meno male. Come lo chiamiamo il prossimo? O barra prossimo? Decimo, direi. Non lo so. Che avrà la sua vendetta in questa vita e in un'altra, visto che...